What do you think, Paolo, that now you have made a film in America, and obviously you're very much an Italian film director, telling Italian stories, did you feel making The Leisure Seekers? I mean, it was interesting because the reason I wanted to do the film was because I saw your other films and I loved the sensibility that you show in your films, the humanity, the wit, but it's never a brutal wit, it's never an attacking wit, it's finding humour in the most natural, gentle way in the human condition, and I love that in your movies, which was why I really wanted to work with you. And of course there are universal stories, you know, the story of Eleanor and John could maybe be an Italian movie as well. Yes, from Torino to Chiano. To Chiano, yes, exactly. Maybe, I don't know. Fermo lì, Lara, anche perché ha detto delle cose talmente belle su di te, le puoi sentire? E c'è appunto una domanda che viene fatta a Paolo. Paolo, tu ti sei immerso nel cinema americano e hai fatto un film americano, però diciamo questa storia potrebbe essere una storia anche universale, quella di Ella e John. Sai, la ragione per cui ho deciso di partecipare, di far parte del tuo film, è perché avevo visto gli altri lavori che tu avevi fatto e ho amato la sensibilità, l'umanità e anche quest'umorismo, che non è mai brutale, non è mai aggressivo, ma è un umorismo gentile che riflette sulla condizione umana. Ed è per questo che ho accettato con grande piacere di lavorare con te. Ci sono però naturalmente delle storie universali. La mia domanda è: ti sei avvicinato al cinema americano come per un regista italiano? Però Ella e John potrebbe essere anche una storia tranquillamente ambientata in Italia, magari da Torino direttamente a Tigiano. L'opportunità che mi fu offerta, non è stata per la prima volta, non è stata un'iniziativa mia, mi fu offerta questa storia e io per cercare di proteggermi dalla tentazione facilona di andare a girare un film in America, come così, come magari è capitato. Cosa che avevi già fatto una volta. Ah, c'ero andato pavido. In un modo totalmente. E hai fatto un bellissimo film. Totalmente nonsense. Ma ne è stanino. Io avevo cercato di proteggere da questa eventualità dicendo va bene, lo faccio solo se Ella la fa Ellen Mirren e John la fa Donald Sutherland. E purtroppo per me o per fortuna hanno accettato e quindi non potevo più sottrarmi. Io pensavo che fosse impossibile. E non, quindi non potevo privarmi, e in effetti è stato uno spettacolo per me, ho imparato tantissime cose, in particolare in una cosa che a me sta molto a cuore come lavoro di regista, che è il lavoro con gli attori. Lavorare con Ellen e con Donald è stato come lavorare con innanzitutto due scuole diverse, distantissime, opposte, di approcciare il lavoro del personaggio sul set. È la cosa che mi ha colpito di più. Donald, che conoscete tutti, insomma, è un'icona del grande cinema della New Hollywood, Casanova, ma anche a suo modo italiano, perché non ce lo ricordiamo mai. È figlio del metodo Strasberg. Cioè, io non ho incontrato Donald Sutherland, non so chi sia. Io ho incontrato John Spencer, era già così dal nostro primo incontro, era già preparato, già vestito, già con la voce, già con, e lo è stato per tutto il tempo delle riprese, anche fuori dal set, sempre, era quel personaggio. E quindi immaginate che non era facile avere a che fare con un personaggio che sta perdendo la testa. È la cosa opposta, lei doveva interpretare una signora che
nasconde il suo dolore, la sua pena di avere una malattia terminale, di dover affliggere un marito che ha la mente che svanisce, che sa solo guidare, e tuttavia, appunto, la sua maniera di avvicinarsi al personaggio era leggerissima. Parlavamo di cucina pugliese, del suo torcicollo, di quanto era bello l'aglio fatto il pane prosciutto in Italia. Partiva il Jack e faceva questi suoi momenti commoventissimi in cui ci piangevamo tutti di successo in certi suoi momenti. Davamo lo stop e un istante dopo era e poi dopo che mangiamo che facciamo stasera? Ah, ti devo far vedere il succo di melograno che facciamo. Quindi è il metodo totalmente opposto. Ora io non so dire se questo sia il metodo British di un'attrice che viene dal teatro o se semplicemente questo sia il metodo Helen Mirren, e io credo che lo sia, è il metodo Mirren.